Rafforzare i canali di ingresso legali, iniziative a livello europeo per coinvolgere i paesi di origine e di transito. Sono le linee guida dettate dal ministro dell'Interno Piantedosi dopo il suo primo comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza. Al tavolo sono stati esaminati flussi migratori e le rotte di ingresso. Il Viminale evidenzia un aumento di arrivi, soprattutto da Libia, Tunisia e Turchia, oltre 79.000 migranti da inizio anno. Il fronte più caldo è quello di Lampedusa, un via vai di motovedette che trainano barchini. L'isola continua ad accogliere migranti, decine quelli soccorsi oggi, ma ci sono anche vittime. Una coppia è annegata nell'ultimo naufragio, la loro barca si è ribaltata. E negli occhi, senza sonno, dei sopravvissuti restano le immagini di chi non ce l'ha fatta. Sono persone che hanno perso bambini appena nati in mare o ustionati, una persona ha perso sua moglie, un fratello e un amico. Dallo scorso venerdì 13 salme sono state ricomposte nella camera mortuaria della piccola isola.